Si è aperta con l'esecuzione dell'inno d'Italia la tradizionale festa della Guardia di Finanza, svoltasi nella sala dei comuni di Via Fanfulla a Lodi, messa a disposizione dalla provincia. Alla presenza del prefetto, dei responsabili delle forze dell'ordine, del presidente della provincia, di diversi sindaci e di tanti ospiti, sono stati letti anzitutto i messaggi alle fiamme gialle del capo dello Stato e del comandante generale del corpo. Poi, dopo la visione di un breve filmato sull'attività ordinaria della finanza nel Lodigiano, la parola è passata al comandante provinciale, tenente colonnello Massimo Benassi. Ha illustrato ai presenti i risultati conseguiti dal corpo tra il 2016 e i primi 5 mesi del 2017, un'attività davvero imponente in relazione alle forze a disposizione. Di particolare rilievo le 13 persone completamente sconosciute al fisco, scoperte dai finanzieri, assieme alle ultime operazioni portate a termine dalle fiamme gialle, che hanno consentito di sequestrare, ai fini della confisca, beni mobili e immobili per ben 26 milioni di euro. Si tratta di risultati che testimoniano come anche il Lodigiano non sia immune da reati fiscali. Alla relazione del colonnello Benassi ha fatto seguito la consegna dei riconoscimenti ai militari che hanno portato a termine operazioni di rilievo. La festa della finanza si è conclusa infine con la lettura della preghiera delle fiamme gialle.